Sono circa le 4 di pomeriggio, siamo al Fillmore di Piacenza e ci stiamo preparando per la prima data del Cromatica Tour. Intervistiamo il luciaio della situazione. Bobo, come procede il tuo lavoro? Ottimamente, tutto a posto. Stiamo importando tutti i video, siamo pronti, forse, non lo so. Ma come descriveresti questo spettacolo nuovo dei Marta? Come la mia capigliatura. Beh, allora siamo in una botte de ferro. Psichedelica, direi. Ottimo, perfetto. Sentiamo anche il fonico. Fonico, allora ci dica un poco, come cosa si aspetta da questa serata? Questa serata promette ricchi premi e cotillon di base. Chi porta i cotillon? I cotillon li porterà la gente con la loro simpatia e allegria. Ma si fumano i cotillon, mi chiedo? No. Ah, peccato, porca miseria. E in realtà possono essere cose molto molto goderecce di altro genere, tipo torte, salami, prosciutti. Noi ti piace il salame da quando? Da sempre. Aiaiaiaia, questa non è una dichiarazione scottante. Il salame in terra d'Emilia è più sacro di chissà chiunque altro, quindi va benissimo. Allora, vuoi lanciare, diciamo, un appello ai nostri fan? Vuoi dire qualcosa? Potessimo fare tutte le sere del nostro tour in questo posto, così come siamo messi stasera, sarei molto felice. Quindi sarebbe bello che veniste in tanti. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Bene, possiamo anche intervistare anche uno dei musicisti, dei Marta, uno dei membri fondatori. E scusa la parola membro, perché insomma so che la parola ti è molto cara, ma non vorrei, non se ne dovrebbe mai abusare. Diciamo. Ma perché devi parlare sempre di cose che mi piacciono? Parliamo di cose che non mi piacciono. Parliamo di qualcosa che non ti piace. Allora, non mi piacciono di solito i buchi, quelle cose che possono anche rovinarmi la giornata. E qui in questo posto a Corte Maggiore, a Fillmore, ce ne sono tantissime, tantissime. Questa cosa mi fa vomitare. Ma stai parlando di qualcosa di sessuale o? No, sto parlando di buchi, guarda. Okay. Questi sono buchi, okay. tra una canzone e l'altra. Inquadriamo il buco? Guardate. Ecco, inquadriamo il buco, scusate. È un buco enorme, enorme, enorme. Non si riesce. Non si riesce a inquadrare bene. No. Sono carenze dal punto di vista ma della. Un buco come fai a inquadrarlo? Esatto. E quindi stasera cosa ti aspetti da questa serata? Beh, stasera mi aspetto di non essere troppo ubriaco per suonare con te appassionatamente. Okay. Sentiamo anche un altro musicista. Vengi un attimo, signor Boschi. Allora, il novello bassista dei Marta sui tubi. E allora, che cosa ci dici? Ci puoi svelare delle anteprime quello che riguarda questa sarà serata? Sarà un concerto intenso e corto, diciamo. Come corto? Non spaventare la gente. Dura due ore il concerto due di stasera. Due ore di live. Dura ammazza. Due ore ammazzunatissimi. Straccia mutande. Madonna, no, non è vero, c'è il rock and roll alla grande. Rock and roll alla grande. Ne vedrete delle belle e anche delle bruttissime. Ciao ciao. Ciao stasera.